Mister, c'era tanto scetticismo, c'è questa contestazione della tifoseria, però credo prova più che dignitosa, anzi ai punti tra il colpo di testa di Garofalo, i due Lenni, manca qualcosa a Messina. Dico, secondo me abbiamo fatto una buona partita. Devo riconoscere che non me l'aspettavo perché noi abbiamo iniziato praticamente il 27, siamo in piena preparazione e con una base nuova di costruzione, più o meno, anche se ne abbiamo 4 dell'anno scorso. Però i ragazzi sono stati bravi, si sono applicati, hanno fatto quello che potevano fare in questo momento, perché la condizione non può essere diversamente, hanno risposto bene per tutto ciò che avevamo proposto come lavoro durante questi 13 giorni. Noi abbiamo, ribadisco, iniziato il 27, oggi ne abbiamo 10 e quindi è facile fare dei conti, però complimenti, abbiamo dato vita a una buona prestazione. Tanta gioventù, 7 dei 12 nuovi acquisti, addirittura sono all'esordio in C. Cosa si aspetta dal mercato? Cosa manca? Cosa messo? Beh, è chiaro che manca e il direttore sta lavorando, abbiamo nella testa alcuni elementi e siamo consapevoli che attraverso il lavoro, attraverso l'applicazione, attraverso la voglia di questi ragazzi possiamo recitare una parte importante, perché il campionato, quello vero, è in Serie A, quello meno vero è in B. E in C c'è solo tanta corsa, tanta voglia di volere dimostrare attraverso quello che sarà il lavoro, attraverso quello che sarà la dedizione di questi ragazzi che si vogliono mettere in evidenza, e fermo restando che ci sono squadre che hanno anche talenti, quindi vanno rispettate chi ha la possibilità di avere a disposizione dei giocatori importanti, ma per quello che mi riguarda, la mia testa, la mia concezione, la mia filosofia, è che sì, che il nome è importante, ma solo se ha la pancia vuota, se ha la pancia piena il nome è relativo. Quindi mi hanno soddisfatto questi ragazzi, siamo alla ricerca di alcuni elementi che dovrebbero dare aiuto a questi giovani e siamo qua a cercare di dare il nostro contributo come sempre. Come arriverà il Messina il 25 agosto? Immagino che preferirebbe vedere la curva piena e non vuota come è stato annunciato dalla tifoseria. Beh, noi in questo momento c'è tanta malinconia, tanta tristezza, ma li rispettiamo, è un loro momento, è un loro sentimento. So che possiamo portarli dentro solo attraverso il lavoro nostro, attraverso i risultati, attraverso l'applicazione. E io mi auguro che il Presidente riesca a incidere su quello che è stato un po' la mancanza, la negatività di questa sorta di chiarezza che non è mai arrivata per quello che può essere un qualcosa di importante al fine di risolvere tante cose. Longo ha evidenziato che avete fatto ammattire un po' il crotone cambiando 4 volte modulo e calcio d'agosto, però insomma penso anche sulla duttilità, l'applicazione sono indicazioni importanti di questi ragazzi. Ma non abbiamo cambiato 4 volte. Prima, quando abbiamo preso il gol, eravamo organizzati per un certo tipo di calcio che certamente non è il mio, ma considerando che vanno provate determinate cose anche in funzione di un futuro prossimo che ci dovrà appartenere, non avendo in organico in questo momento degli elementi che mi possono consentire di esprimere quello che è il mio concetto e quello che è la mia veduta e quello che è il sistema di gioco, mi sono un po' adattato a quella che era la forza d'urto del Crotone. Il momento fisico anche del Crotone, perché se non erro il Crotone è andato in ritiro forse qualche 7-8 giorni prima di noi, quindi è importante in questa prima fase sapere che i 7-8 giorni di lavoro sono un'infinità e una pietra miliare per chi ha una certa filosofia di quella che può essere il lavoro e la metodologia del lavoro.